Dietro a una colomba che rompe le catene, la Biennale della Danza di Lione riporta la sua tradizionale sfilata in strada. Non arrendersi, il motto di questa edizione 2018 dedicata al tema della pace. È incredibile, io gioco soprattutto a calcio, ma questo è meglio di una partita, è davvero straordinario. Per i ballerini questa parata significa un anno di lavoro, di prove. Più di 4.500 i ballerini che hanno sfilato davanti a un pubblico stimato in circa 250.000 persone. Padrino d'eccezione, l'ex calciatore francese Lilian Thuram, da anni impegnato contro il razzismo con la sua associazione. Credo che sia molto importante, soprattutto oggi, con tutto ciò che avviene sul piano politico, sia in Francia che in Europa, mobilitarsi insieme. Già il semplice fatto di sfilare tutti ballando per denunciare discriminazioni, emarginazione, ma anche per ritrovare un po' di fiducia nel domani. Anche di questo abbiamo molto bisogno. La sfilata segna il giro di boa di una biennale che proseguirà fino al 30 settembre. Due anni fa costretta in uno stadio per ragioni di sicurezza, la sfilata torna a riappropriarsi del cuore della città, dice l'inviata di Euronews Andrea Bolaito. Un gesto dal forte valore simbolico, soprattutto alla luce del tema di quest'anno, la pace.